Buon pomeriggio e ben ritrovati, siamo nuovamente con voi quest'oggi per parlare di turismo, in particolare sul territorio di Massafra. Lo faremo con Raffaele Zanframundo, che è il presidente della Proloco di Massafra. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie. Un saluto ovviamente anche agli altri ospiti, sono Raffaella Portararo, che rappresenta l'ufficio turistico di Massafra, e Maria Rosaria Montemuro, che è vicepresidente dell'associazione Massafra Nostra. Benvenuti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Partiamo subito con Raffaella Portararo e presentiamo questo ufficio, l'ufficio turistico di Massafra, che ha un ruolo particolare, ovviamente quello dell'accoglienza sostanzialmente. Il turista che arriva sul territorio si rivolge a questo ufficio e quali informazioni può ottenere, quali indicazioni può ottenere? Di Massafra, l'ufficio turistico Nuova Hellas del Comune di Massafra è ubicato nella casa storica del Comune di Massafra in piazza Garibaldi. Tra le attività principali dell'ufficio turistico intanto sono appunto quello dell'informazione e dell'accoglienza. Dell'accoglienza a tutti i visitatori che giungono a Massafra per avere delle informazioni relative, diciamo, a cosa offre la città da un punto di vista turistico, quindi della fruizione del nostro immenso patrimonio, e ovviamente dalle semplici informazioni relative a dove poter dormire, dove poter mangiare, cosa poter vedere, quindi informazioni di carattere generale. Che orari ha questo ufficio? L'ufficio turistico è operativo 365 giorni l'anno, quindi siamo operativi sia la mattina che il pomeriggio, anche i festivi, e solitamente l'ufficio è aperto dalle 9 alle 13 e il pomeriggio 15-20. Ovviamente dipende poi dai periodi dell'anno, perché nel periodo, diciamo, invernale ovviamente gli orari sono 14:30-18. Però tutti i giorni? Tutti i giorni, è una certezza. Quali sono gli itinerari che vengono suggeriti ai turisti? Allora, o magari ovviamente ai cittadini che vogliono conoscerla meglio? Certo, vogliono conoscere certo. Meglio il territorio di Massafra. Massafra è conosciuta a livello internazionale come la Tebaide d'Italia, quindi per la ricchezza degli insediamenti rupestri. Quindi la maggior parte dei turisti preferiscono visitare i luoghi relativi appunto al rupestre, con degli itinerari che riguardano essenzialmente il tour urbano delle chiese rupestri, delle chiese affrescate che si trovano proprio nel cuore della nostra città, Sant'Antonio Abate, La Candelora, San Leonardo, per poter magari fare una passeggiata archeologica nel villaggio rupestre di Santa Marina, che si trova proprio nel cuore della Gravina di San Marco. Il tutto ovviamente è Massafra a chilometro zero, nel senso che il turista parcheggia e tutto viene visitato completamente a piedi, quindi il turista ha la possibilità proprio di vivere la città a 360 gradi. Quindi passeggiando in paese, ammirando insomma nelle nostre varie attività, nelle abitudini dei massafresi, e quindi dietro un palazzo magari a 3-4 piani, per incanto, ecco, dietro una porticina si nasconde un patrimonio inestimabile, una chiesa rupestre che conserva delle icone eccezionali del XII-XIII secolo. Quando si parla di turismo, ovviamente è importante che ci sia la collaborazione di tutti, e in questo caso abbiamo parlato dell'ufficio turistico, ma parliamo anche della Proloco ovviamente. Qual è il contributo fornito dalla Proloco di Massafra? Buonasera a tutti. Lo spirito e il servizio della Proloco è quello di mettersi al servizio della città e di organizzare delle manifestazioni che possono promuovere il territorio, far conoscere Massafra oltre i limiti della provincia, perché più o meno in provincia ci conoscono tutti. Noi stiamo in diretto contatto con l'ufficio turistico, perché il punto di riferimento per un turista, quando ha bisogno di sapere notizie su una determinata città, è la Proloco. Quindi clicca sul sito Proloco, troverà il mio numero o quello della segretaria, e noi immediatamente trasferiamo tutte le notizie all'ufficio turistico. C'è questa collaborazione ottima, direi. E quindi tutto quello che ci arriva di viaggiatori in camper, pullman, gite o turisti così, famiglie che girano da sole, noi trasmettiamo tutte le notizie all'ufficio turistico. Questo per quanto riguarda la fruibilità della città. Noi poi di nostro organizziamo 3-4 manifestazioni all'anno, manifestazioni che con gli anni stanno crescendo, e io di questo vorrei parlare soprattutto, di quella che abbiamo lunedì sera, che è un concorso nazionale di angurie scolpite. È un concorso unico nel suo genere,
infatti arrivano scultori da tutta l'Italia, e perché è nato in sordina, così giusto per un capriccio mio, perché anch'io mi dilettavo a scolpire le angurie, è nato piano piano e quest'anno abbiamo 12 concorrenti che arrivano da tutta l'Italia, abbiamo una giuria qualificata perché se uno scultore deve essere giudicato dal migliore, abbiamo il campione del mondo come presidente di giuria, abbiamo un nazionale, uno chef che fa parte nazionale di, appunto, di chef italiana, e più il presidente della So Cuochi Taranto e lo chef Domenico Lillo. Quindi è una giuria che è al massimo per giudicare questi 12 concorrenti che sono 12 artisti. Io vi invito a Massafra lunedì sera, lunedì 9 settembre alle ore 19 in piazza Vittorio Emanuele, perché sotto i vostri occhi, dalle angurie, il frutto particolare e ionico per eccellenza, io lo chiamo il frutto italiano per eccellenza perché c'ha i tre colori della bandiera, quindi il verde dalla buccia verde, l'interno bianco e rosso, quindi è un frutto nazionale, sotto i vostri occhi escono delle meraviglie dalle angurie, che è un prodotto semplicissimo e che costa anche poco. Bene, passiamo a Maria Rosaria Montemurro e andiamo a presentare l'associazione. L'associazione si chiama Massafra Nostra e ovviamente ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio territoriale. Certo, buonasera a tutti. L'associazione Massafra Nostra è un'associazione culturale e nasce proprio allo scopo di valorizzare quella che è stata un evento storico accaduto appunto a Massafra, in particolare nel 1594, quando i turchi, l'armata turca si affacciò sul fiume Tara allo scopo di minacciare il territorio massafrese, e quindi alcuni, come dire, ardimentosi massafresi, il gruppo di massafresi insieme ai nobili dell'epoca, in particolare il vescovo Jacopo Micheli e Isabella Monsorio, la nobildonna del tempo, riuscirono insomma a cacciare l'armata turca, che allo scopo proprio di compiere razzie avrebbe altrimenti invaso insomma il territorio di Massafra. Quindi lo scopo proprio della nostra associazione è stato quello di riprendere questa rievocazione storica, che successivamente all'evento è andata avanti, poi durante la dominazione borbonica fu abolita per motivi di carattere politico, fu successivamente ripresa nella seconda metà del Cinquecento per alcuni anni. Ora nel 2006 l'associazione culturale Massafra Nostra, proprio su iniziativa di alcuni massafresi legati a questa bella manifestazione insomma dell'epoca del 50, hanno voluto proprio riprendere questa manifestazione. Dobbiamo sicuramente ringraziare il professor Cosimo Damiano Fonseca, che è stato proprio uno dei promotori di questa insomma iniziativa, insieme al presidente onorario Vincenzo Bommino, che ha fortemente voluto questa insomma ripristinare questa manifestazione. In particolare oggi l'associazione, che io mi onoro insomma di rappresentare, è capeggiata dal presidente Giuseppe Quero e si avvale di tutta una serie di iniziative relative non soltanto alla manifestazione in sé, ma anche delle iniziative preparatorie, insomma collaterali, che come dire ne arricchiscono e ne armonizzano sicuramente quella che poi è la finalità, cioè quella di coinvolgere quando più possibile le persone, il territorio soprattutto. È quello che ci auguriamo soprattutto quest'anno, è quello di far come dire allargare la conoscenza di questa manifestazione, che sostanzialmente si svolge con un corteo storico in abiti appunto storici di fine Rinascimento e si disloca lungo alcune strade, principalmente è un percorso di strade storiche diciamo del nostro paese, della città di Massafra. E poi termina, momento clou, è rappresentato proprio dalla gara che mira alla vincita appunto del palio. Qui alla fine questo palio è comunque un drappo sulla quale è sempre rappresentata una delle fasi della battaglia insomma dei turchi. E anche qui colgo l'occasione per ringraziare il
colui che è, insomma, è stato il professor Andreace, che ha realizzato anche quest'anno il palio, che è appunto un dipinto a mano su questo drappo. E poi ci sono, diciamo, le iniziative che partono, sono già partite dal 3 settembre. Magari prima di parlare delle iniziative, finiamo con la presentazione dell'associazione. Quanti componenti conta? Qual è la media dell'età? Allora, attualmente, insomma, i componenti siamo sulla trentina dei componenti, perché in partenza, insomma, eravamo più pochi, è partita così. Però abbiamo, quest'anno, avendo fatto proprio una campagna di reclutamento soci, l'associazione, insomma, è cresciuta, e quindi possiamo contare sicuramente su una trentina di elementi, e quindi, considerando tutte le cose che vanno fatte, insomma, il personale va bene così, sì, serve? Sì, serve, anzi colgo l'occasione proprio per dire che chi volesse far parte durante tutto l'anno è sempre possibile tesserarsi, ecco. Bene, allora noi interrompiamo per qualche minuto questa trasmissione per la consueta fascia pubblicitaria, torneremo a parlare di Massafra e delle opportunità che offre dal punto di vista turistico tra pochissimo. Ben ritrovati, torniamo a parlare di turismo sul territorio di Massafra e rientriamo con Raffaella Portararo per l'ufficio turistico appunto di Massafra. Facciamo innanzitutto un bilancio di quella che è stata l'estate, purtroppo parliamo al passato perché ormai siamo al termine di questa estate 2013. Come è andata l'estate dal punto di vista turistico a Massafra? Decisamente meglio dell'anno scorso, e non è ancora finita, perché comunque settembre è un mese, diciamo, decisamente positivo per il settore turistico. Positivo perché tantissimi turisti preferiscono, diciamo, viaggiare in un periodo di bassa stagione dove dovrebbe fare meno caldo, e soprattutto ovviamente i costi sono decisamente un periodo di bassa stagione. E quindi di questi tempi molti scelgono questo periodo. Tra l'altro, noi a settembre continuano gli appuntamenti degli Open Days, perché Massafra, l'ufficio turistico, meglio ancora la cooperativa Nova Elas, appunto, che gestisce l'ufficio turistico, ha partecipato a questo programma regionale degli Open Days. Noi facciamo parte della fascia del sabato sera, quindi l'arte fa lo straordinario, e quindi ancora per tutti sabato del mese di settembre sarà possibile visitare nella fascia serale, a partire dalle 20, alcune chiese rupestri dell'abitato e il museo della civiltà contadina dell'olio e del vino nel castello medievale. E queste sono delle attività appunto gratuite, e quindi colgo l'occasione, insomma, chi vuole approfittare, sia turisti che anche semplici cittadini, anche della provincia, insomma, a poter visitare la nostra città. Il periodo relativo ai mesi di luglio e agosto è andato decisamente bene, sia perché anche in questi mesi abbiamo realizzato queste attività gratuite degli Open Days, sia perché abbiamo creato una collaborazione con altre associazioni, appunto, al fine di legare il pacchetto turistico all inclusive legato appunto alla manifestazione, quindi per attirare il turista a visitare la nostra città, cercare di farlo rimanere a Massafra, insomma, quindi non un mordi e fuggi, quindi, diciamo, cercare di concentrare la presenza sul territorio a 360 gradi, quindi favorendo l'economia locale, ovviamente, e quindi di poter vivere meglio la città, sia visitando la città, questi luoghi suggestivi, e ovviamente partecipando alle iniziative che in questo periodo estivo la città, appunto, tramite le associazioni ha realizzato, tra cui ad esempio sia la Proloco, che ha realizzato un concerto nel castello medievale degli Opacupa, quindi abbiamo realizzato, insomma, c'è stata la prima edizione della vitamina F, cioè delle fave e foglie, che è un piatto tipico, insomma, della nostra cucina, quindi legato a questa serata, a questo evento, insomma,
di questo concerto, sia ad un'altra manifestazione, a un festival Canoro La Te Baide d'Italia, il Canta che ti passa, che ha riscontrato un enorme successo nel mese di agosto, subito dopo Ferragosto. Abbiamo avuto tantissimi visitatori che hanno partecipato sia come concorrenti a questo festival, e che noi come ufficio turistico abbiamo ovviamente curato l'accoglienza e l'informazione. Oltre ai tantissimi turisti stranieri, è stato anche quest'anno, devo dire, l'anno degli stranieri provenienti principalmente francesi. Allora, negli ultimi anni la percentuale più alta degli stranieri è rappresentata dai francesi, tantissimi francesi, svizzeri, tanti, veramente tanti. Mentre gli italiani da che parte? Allora, gli italiani soprattutto dal centro e nord, da nord Italia principalmente, e anche, devo dire, un po' in campani abbiamo avuto anche una buona percentuale. A settembre già partiranno i gruppi culturali, quelli stranieri rappresentati principalmente dai francesi. Dei francesi. Quindi devo dire che dopo l'anno scorso, dove siamo stati un po', tutta la nostra area è stata un po' penalizzata dagli eventi purtroppo che hanno caratterizzato diciamo il nostro territorio, quindi hanno dato un'immagine decisamente non migliore di tutto il nostro territorio, non solamente di Massafra, ci siamo difesi abbastanza bene, ci siamo difesi, e devo dire insomma che siamo stati abbastanza tenaci tutti a voler comunque testimoniare che non solo Massafra, ma un po' tutto il territorio, non è solamente legato, diciamo, al siderurgico o altre situazioni, ma che abbiamo delle realtà che comunque devono necessariamente condividere con l'industria, e che insomma testimoniano l'enorme potenziale turistico, insomma, che offre la nostra area. E quindi noi abbiamo il dovere, diciamo, di essere presenti, di essere tenaci, e comunque di voler fare, perché le nostre risorse ambientali, turistiche, economiche, il nostro patrimonio, che è indescrivibile, e venga valorizzato al meglio. E tra l'altro un turista, qualsiasi turista straniero che viene a Massafra, come penso possa, diciamo, affacciarsi dal nostro Ponte Vecchio, il Ponte San Marco, affacciarsi e avere come veduta un villaggio rupestre, una gradina nel cuore della città, vi garantisco che lo stupore, la meraviglia è veramente indescrivibile, e i commenti che loro puntualmente registrano sul nostro book, appunto, dei visitatori, proprio sono commenti di gratitudine e di stupore e di stupore anche perché inaspettato, perché molte volte si va in un posto e non, diciamo, solo per chissà, invece poi si va via veramente con la consapevolezza al di là delle aspettative di aver visto Ci Picchia, che posto meraviglioso. E quello è il passaparola, la pubblicità che a noi fa più piacere, ed è quella che con il passare degli anni ci gratifica, dà un ritorno, che perché c'è il ritorno, c'è sempre il ritorno. Interessante il passaggio di Raffaella Portararo sulla necessità di far convivere in uno stesso territorio, che è appunto il nostro, due immagini differenti, anche molto lontane, da una parte quindi quella dell'industria del siderurgico, tutte le problematiche di cui sappiamo e di cui parliamo puntualmente ogni giorno, e dall'altra questa immagine turistica che in questo caso ci fa parlare dei siti rupestri, ma che ci potrebbe portare a parlare di davvero di tantissime cose, perché il nostro territorio, parliamo di tutta la provincia ionica, è un territorio particolarmente ricco, quindi dal paesaggio di cui parliamo a quello marino, alle ceramiche e a tantissimo altro. Ma per fare questo siamo assolutamente convinti che sia necessario il lavoro di squadra, e mi ha fatto piacere prima ascoltare il presidente della Proloco, che ha detto c'è un rapporto bellissimo con l'ufficio turistico, quindi c'è un contatto diretto. Ma presidente, con l'amministrazione comunale di Massafra invece che tipo di rapporto avete? Perché è importante che ci sia anche il supporto da parte del comune. Io da presidente della Proloco dovrei essere chiamato in causa forse molto di più delle altre associazioni, perché negli altri paesi la Proloco è il braccio destro dell'amministrazione. Forse questo in Massafra non succede, perché la Proloco è stata rispolverata solo da 4 anni, e allora ci stanno dando il tempo di fare esperienza, ma noi con tutta la buona volontà gli abbiamo già dimostrato ampiamente
Qua mi allaccio al discorso... È provocatoria questa. No, no, ma l'amministrazione ci aiuta, quello che può lo fa in minima parte, anche perché ha da fare con 100 e più associazioni a Massafra, quindi è un discorso un po'... difficile. Che è un lato positivo. Comunque ci è, che c'è vita, ci è vicina, anche perché io dico soprattutto interesse. In occasione del presepe vivente, noi come Proloco organizziamo il presepe vivente in uno dei posti, dei siti più belli al mondo. Il nostro è forse piccolino, ma è il più bello presepe del, il più bel presepe del mondo, perché è fatto nel villaggio Santa Marina, che è un insediamento rupestre unico al mondo. Tutti coloro che hanno visitato il nostro presepe, è stato il parere unanime è quello di avete il posto migliore dove fare il presepe, sempre in collaborazione con l'ufficio turistico, perché quando arriva la gente, e turisti ne arrivano a migliaia, e visita il villaggio Santa Marina, lo fa con la guida dell'ufficio turistico, che spiega soprattutto dove si trovano, quindi tutta la storia del villaggio, e camminando, perché è un presepe particolare, la gente entra nelle grotte dove c'è la vita di allora, entra nella grotta dove c'è la natività, è un presepe partecipato, cioè la gente partecipa in prima persona al presepe, tutto questo con la spiegazione accurata e attenta delle guide dell'ufficio turistico. Un'altra manifestazione che ci permette di mettere in risalto i nostri beni, perché noi come Proloco organizziamo le manifestazioni nei luoghi particolari della città. Noi abbiamo sfruttato lo scenario del castello medievale che abbiamo a Massafra per la prima sagra, come ha detto prima, della vitamina FF, cioè perché in dialetto FF Fogg c'è stata la prima sagra della vitamina FF, accompagnata da un concerto degli Opa Cupa, che sono un gruppo di origine leccese, ma che racchiude nei 13 elementi gente che viene dai Balcani, quindi Montenegro, Croazia, tutta quella zona lì, e abbiamo avuto un successo strepitoso. Questo tutto gratis, cioè gli sforzi che fa la Proloco, grazie anche agli amici che non vorrei chiamare sponsor, sono gli amici che ci danno una mano e che rendono possibile tutto questo, certo. Perché per realizzare una manifestazione del genere e fare 3-4 manifestazioni all'anno come facciamo noi, c'è una grande collaborazione da parte dei commercianti, da parte degli industriali, da parte di tutti coloro che possono e che hanno capito che la Proloco lavora per la città. Torniamo all'associazione Massafra Nostra, quali sono le altre iniziative, il programma? Sì, allora, il programma è abbastanza articolato e in particolare i giochi, le Olimpiadi in palio che si stanno già svolgendo durante queste serate, il 3, il 5 e il 7. Infatti stasera avremo un'altra... Cogliamo sicuramente l'occasione per venire a Massafra e vedete questi giochi che sono veramente belli, perché comunque poi alcuni sono anche un po' di rievocazione storica, altri insomma abbiamo un attimino ponderato il moderno e lo storico proprio per adattarli anche chiamatele a queste... E ci è piaciuto più dire Olimpiadi in palio, perché effettivamente abbiamo detto dei nomi diversi, proprio perché poi essendo giochi di squadra composti da ragazzi giovani, quindi lo scopo era quello anche di attrarre anche attraverso queste diciamo simpatiche diciture, ecco. In particolare oltre agli Olimpiadi, che poi sono legate quindi ai rioni, cioè abbiamo 6 rioni, ciascuno di appartenenza alle parrocchie, quindi corrispondenti a 6 parrocchie. Colgo l'occasione per ringraziare anche i parroci che collaborano comunque con l'associazione, ecco perché è un lavoro sinergico, diciamo l'ufficio turistico e poi anche questa cosa estesa al territorio parrocchiale, diciamo della realtà massafrese. E quindi queste squadre hanno proprio con questo spirito sportivo di vincere, che poi alla fine comunque è una vincita, come dire, quasi simbolica, però comunque c'è questa sportività. Uno dei, diciamo, delle mete principali del palio, siamo a metà, diciamo settembre, il 15 settembre, con la Giostra dei Cavalieri, che è un'iniziativa sempre dell'associazione Massafra Nostra, nella quale sono proprio dei cavalieri che si sfidano, sempre dei serioni, attraverso proprio prestazioni, insomma, equestri, ecco, fanno questa gara e quindi anche lì c'è questo senso, insomma, del gareggiare a livello proprio massafrese. Colgo l'occasione anche qui per ringraziare il GAL, l'ente di collaborazione Luogo dei Miti, che ci dà sempre un sostegno, insomma, non indifferente nella nostra iniziativa. Infatti il 19 settembre abbiamo proprio il seminario del GAL.
fino a giungere poi al 21 settembre quando c'è il convegno Città del Palio. E questa è un'iniziativa proprio nata con l'associazione culturale che ha inserito questo convegno, nella quale vengono invitati dei relatori di città con cui si fa una specie di gemellaggio e che fanno sempre esperienze di tipo storico rievocative. E quest'anno toccherà proprio alla città di Bolsena, che con i suoi relatori e anche parte dell'amministrazione ci parleranno della loro, insomma, della loro esperienza. In questa occasione viene consegnato il Palio d'Argento, che è uno dei più importanti, insomma, premi che l'associazione, o meglio una commissione, un'apposita commissione attribuisce a delle persone che si sono distinte nell'ambito territoriale, nel settore dello spettacolo, dello sport, dell'associazionismo, insomma, particolari figure che si sono distinte. Fino a giungere poi al 22 settembre, che diciamo poi è il clou della manifestazione, in cui durante la mattinata c'è tutto uno spettacolo di sbandieratori che è itineranti per il percorso della città, in particolare la zona storica è sempre stata la zona, diciamo, più che ha visto questa manifestazione, però proprio quest'anno abbiamo cercato di estenderlo a tutto il paese in modo tale che possa comunque partecipare più gente a questa iniziativa. E poi la sera, insomma, si parte con il corteo storico, la gara, al termine del quale poi il rione vincitore potrà portare, come dire, che poi avverrà questo tutto nelle parrocchie, il palio, questo conteso palio, insomma, che alla fine, ripeto, è una cosa simbolica, però è diventato molto prestigioso nell'ambito, insomma, del territorio massafrese. Devo dire che c'è una vera e propria competizione. Una competizione, anche, ecco, nelle Olimpiadi, anche nei giochi, i priori sono i più accaniti, perché hanno veramente... Spieghiamo che sono comunque i rappresentanti di ciascuna squadra, dei rioni, ecco, e quindi... Mm-hmm. E devo dire che comunque anche... In questo ringrazio comunque l'amministrazione, in particolare la giunta comunale e il sindaco, il dottor Martino Tamburano, che comunque a livello proprio di iniziativa è sempre pronto, insomma, a, come dire, a sorreggere questa manifestazione, perché piace e coinvolge tanta gente. Speriamo, ci auspichiamo come associazione che quest'anno, insomma, sia una conferma degli altri anni e quindi partecipi, grazie, sempre più gente. Bene, noi a questo punto diamo il via alla seconda fascia pubblicitaria, torniamo subito dopo per l'ultima parte di questa trasmissione. Ben ritrovati, torniamo in studio e in realtà noi stavamo continuando a parlare dell'argomento anche durante la fascia pubblicitaria, così come accade spesso durante le nostre trasmissioni, e parlavamo della necessità per il nostro territorio di inventare altre economie, a economie delle alternative, soprattutto a quella che è la monocultura industriale. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già fatto qualche riferimento nel corso della trasmissione a questa esigenza per il nostro territorio, e in particolare quella turistica sembrerebbe essere una alternativa assolutamente interessante, ma ne parlavamo con Raffaella Portararo appunto durante la fascia. C'è un attimino di resistenza in questo, cioè i nostri concittadini, noi parliamo di tutti ovviamente, è un senso di responsabilità che deve riguardare tutti, non siamo forse pronti a sviluppare pienamente questa opportunità, questa potenzialità, cioè non crediamo che il turismo possa dare economia, possa far economia. Sì, sicuramente il nostro territorio, perlomeno per la mia esperienza per quanto riguarda il territorio di Massafra, ma penso che sia un po' generale in tutto l'arco ionico, la situazione grosso modo è simile, perché noi in primo luogo non siamo coscienti di quello che il territorio offre, quindi non consideriamo realmente la potenzialità che il territorio può dare ad ogni settore, può dare, diciamo, le opportunità lavorative, perché è un territorio che offre davvero tanto sotto tutti i punti di vista. Abbiamo una costa comunque non indifferente, l'entroterra è meraviglioso, basta guardare, visitare uno dei più piccoli paesini della nostra provincia che hanno un patrimonio indescrivibile. Parlando di Massafra, oltre a rupestre, è già di rupestre, ma Safra
è seconda solamente a Matera, diciamo che la capitale della civiltà rupestre. Noi siamo secondi solo a Matera, abbiamo una ricchezza indescrivibile come chiese rupestri, come villaggi rupestri, sia urbani che itinerari extraurbani. Abbiamo poi un patrimonio centro storico, quindi tutti i santuari di i santuari, tra cui il santuario della Madonna della Scala e il santuario di Gesù Bambino, che sono stati inseriti anche negli itinerari giubilari, quindi diciamo santuari di un certo, di una certa importanza. Tra l'altro il santuario di Gesù Bambino, che è uno dei 5 santuari europei dedicati al bambinello, chiese del XVI, XVII secolo, quindi abbiamo veramente una ricchezza indescrivibile. E però non riusciamo a decollare magari anche nei confronti di Martina Franca, non riusciamo a decollare diciamo rispetto ad altre realtà. Anche vicine. Senza nulla togliere a Martina Franca e così via, però quello che possiede realmente la nostra città come patrimonio è decisamente, ha un valore decisamente molto ma molto più alto come ricchezza, come siti, però noi non riusciamo a vendere, ecco, non riusciamo a vendere bene il nostro prodotto e ce lo chiediamo ormai da diversi anni, quindi sicuramente non abbiamo ancora, molti di noi non hanno ancora una vera e propria cultura, la cultura dell'accoglienza, la cultura di credere nelle nostre radici, la cultura di poter investire in questo. Negli ultimi anni sicuramente sono stati fatti dei grossi passi avanti, sono state comunque aperte diverse strutture ricettive a Massafra, quindi abbiamo molti più posti letto, quindi sicuramente deve esserci una maggiore collaborazione tra l'amministrazione e ovviamente chi opera nel settore, perché molte volte ci sentiamo un po' soli, abbandonati, e tutto quello che si fa veramente per la voglia di fare, perché noi crediamo in quello che facciamo, per la passione che ci lega a questo lavoro, al territorio e a trasmettere a chiunque ci sta di fronte, da qualunque paese arrivi, a trasmettere quello che di meglio c'è nella nostra città, quindi a cercare di offrire un servizio veramente d'eccellenza, anche se magari non siamo un po' in un certo senso aiutati ad affrontare anche il quotidiano, non attraverso risorse dico-economiche, non attraverso quello, perché purtroppo si sa che i comuni sono in crisi, non ci sono risorse economiche un po' più ovunque, si può dire, quindi molte volte non è l'aiuto economico quello che si richiede, ma è un supporto proprio logistico, un supporto di aiuto a risolvere problemi burocratici, partecipare a dei progetti, realizzare dei progetti attraverso degli investimenti comunitari, quindi attraverso una rete che ci possa garantire insomma questa continuità, insomma, nello svolgimento del quotidiano, che poi è veramente semplice quello che facciamo, è un sorriso, un benvenuto, l'accoglienza, basta veramente poco per poter realizzare questo. E io mi auguro che la nostra buona volontà e la nostra passione ci accompagni sempre, perché veramente è inesauribile, le risorse umane sono le più importanti e fondamentali, certo, sicuramente, e tutte le attività che noi curiamo con le associazioni, la nostra risorsa umana è una risorsa messa a servizio proprio della Proloco, comunque di altre associazioni, affinché la città di Massafra possa decollare, non l'ufficio turistico, non Raffaella Portararo, ma la città di Massafra possa decollare. Io direi tutto il territorio ionico, tutto perché territorio se riuscissimo ionico a organizzare delle iniziative che considerano appunto tutte le bellezze del nostro territorio, insomma, cosa ne pensa il presidente della Proloco? Sono d'accordissimo, ma una volta addirittura mi ricordo c'era un progetto Terra Ionica che era stato portato avanti, però non si sa che fine abbia fatto. Però noi continuiamo col nostro volontariato, perché parlo della mia esperienza in Proloco. Noi in Proloco abbiamo avvocati, ingegneri, gente che veste la maglia Proloco e diventa cameriere, diventa portatore di acqua, perché è lo spirito del volontariato che accompagna la nostra associazione. Quindi
E così diventa facile anche fare cultura a poco prezzo, perché noi sfruttiamo in un momento di crisi come questo le amicizie per fare cultura. Noi abbiamo la Proloco Junior, forse siamo una delle poche Proloco a livello nazionale, abbiamo dei bambini che hanno formato la Proloco Junior e allora abbiamo sfruttato le amicizie come quella del professor Caprara, che è un luminare nel campo degli insediamenti rupestri, ha tenuto delle conversazioni con i nostri bambini, interpellando degli avvocati, facendo spiegare la Costituzione ai bambini. Sfruttiamo le amicizie per arrivare magari al punto un po' più alto. Noi abbiamo contatti sia con, lo dico in anteprima, sia con Saviano, lo scrittore che vorremmo portare a Massafra per presentare un suo libro, e sia con Dario Fo, che non è un premio Nobel di quelli di seconda categoria, perché sì, sa, Dario Fo lo vedono un po'. Dario Fo è una persona eccezionale, si è messa a mia disposizione, ha detto chiamami quando vuoi, io sono, vengo lì. Quindi portare un premio Nobel a Massafra spendendo poco, perché sfruttiamo le amicizie, potremo fare cultura, portare gente di quel calibro a Massafra cercando di attirare l'attenzione e far venire più gente possibile nel nostro territorio. E cosa facciamo appena arriva la gente nel nostro territorio? Noi comunichiamo all'ufficio turistico, comunichiamo con l'ufficio turistico, guarda che abbiamo un bel gruppo di persone e facciamo vedere quello. Io porto l'esempio di un amico americano che è sceso per la prima volta giù al villaggio Santa Marina, si è seduto sulla roccia, ha cominciato a telefonare in tutto il mondo cercando di spiegare ai suoi amici dove si trovava, quello che aveva di fronte. Per lui era incredibile che nessuno al mondo sa cosa c'è a Massafra. Quello spiegava: dovete avere la capacità di vendere bene il vostro prodotto, perché avete degli insediamenti unici al mondo. Noi facciamo tutto questo anche per questo. Maria Rosaria Montemurro. Allora, io volevo collegarmi proprio a questo discorso della passione, come dicevano loro, perché comunque qui ovviamente ognuno di noi ha il proprio lavoro, la propria professione, ci sono nell'ambito dell'associazione talenti e quindi che anche noi cerchiamo di sfruttare, insomma, in questo periodo, come dire, lo scopo è quello sempre di valorizzare il messaggio culturale, ma con l'austericità del tempo che viviamo, no? Quindi valorizzare al massimo proprio le potenzialità che ha sia l'associazione sia chi collabora poi con l'associazione, perché dietro alla preparazione dei giochi, io personalmente anche con Antonella, insomma, c'è tutta una preparazione veramente del tempo che si sottrae sia al proprio lavoro, alle famiglie, certo, alla propria vita privata. Ci tengo a dire che effettivamente se non si è sorretti dalla passione, sicuramente ci sono momenti in cui veramente uno dice lo faccio proprio per la cittadina, mia convinzione, per la mia determinazione. Perché è questo. A tal proposito volevo appunto dire che per quanto riguarda, ci siamo un po' inventati una lotteria proprio collegata poi alla Giostra dei Cavalieri che si terrà appunto il 15 settembre e quindi stiamo facendo una prevendita, diciamo, di biglietti al costo di 2 euro. E in pratica poi c'è una lotteria dietro al quale sono abbinati appunto dei premi, e questi premi con un'estrazione del 5 ottobre, quindi chi volesse acquistare, insomma, può farlo in modo tale che poi queste 2 euro servono anche per la partecipazione alla giostra, quindi anche una prevendita di biglietto. Chi invece volesse acquistare direttamente il biglietto è del costo di 1 euro direttamente alla Giostra dei Cavalieri. Insomma, è una forma di autofinanziamento per supportare anche le spese, insomma, che l'associazione sostiene, considerando, diciamo, tutte queste iniziative. Volevo concludere il discorso dicendo che poi il 6 ottobre, giusto, se sto dicendo bene, c'è poi la consegna del palio al rione vincitore, quindi lì la parrocchia e quindi il rione vincitore fa proprio una sorta di festa, di cerimonia, che poi è comunque una cosa collegata alla parrocchia e quindi al rione, però è la festa di tutti, perché certo, alla fine si sta acquisendo proprio questo spirito sinergico sportivo tra tutti i partecipanti. Sportivo, certo, perché così è, sì. Bene, grazie per le vostre indicazioni, grazie per l'entusiasmo che mettete nelle iniziative che state portando avanti, scusate. Grazie dunque agli ospiti, grazie come sempre ai telespettatori di Blue Star. Noi siamo in chiusura. A voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.